Ciao Iavo, bentornato a Empoli, torni se non sbaglio dopo 8 anni qua. Che portiere, uomo ritroviamo e soprattutto quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere Empoli, partendo anche dalla base che davanti hai un uomo Prignoli qua. Allora, sì, sono 8 anni, forse nel 2021 entriamo nel nono, è stato un bel giro, alla fine sono tornato e ringrazio la società, ringrazio il presidente, lo staff, il direttore, insomma, per avermi permesso di tornare, come ho sempre detto, quella che comunque reputo una seconda casa per me, perché insomma, quando sono ragazzino ho sempre vissuto qua e quindi. Come detto, ho fatto un bel giro, però il mio obiettivo è sempre stato quello di cercare la mia chance in Serie B. Empoli per me non è una Serie B qualsiasi. Quando ho ricevuto la chiamata e mi si è detto Empoli, mi sono venuti i brividi. Per me non c'era tanto da pensarci, era una scelta naturale. Senti, che sono passati 8 anni, quindi che portiere l'hanno ora rispetto a quello che è andato via? Beh, là ero un ragazzo, non ero un portiere, adesso mi sono diciamo formato negli anni, insomma faccio anche fatica a fare un paragone con quello che è, probabilmente non me lo ricordo neanche. Sicuramente ho vissuto delle esperienze importanti, comunque ho fatto bene o male sempre la Serie C, è una piccola parentesi a Bari, sono fortunato purtroppo nell'epilogo. E penso di essere un portiere, insomma, che si è meritato sul campo, ecco, la sua chance in categoria superiore. Devo dimostrare tutto, sono a disposizione, sono qua, so bene, insomma, il mio ruolo, anche perché insomma, mi confronto e sono dietro uno che con ogni probabilità è il portiere più completo e più forte della categoria. Quindi sono contentissimo di essere qua e niente, come dire, sono solo contento, non c'ho altri aggettivi. Detto, quando mi hanno presentato io poi non ci ho pensato 2 volte, però torno su Brignoli perché comunque lui c'è e con lui è difficile anche giocare. Ecco, per un portiere della tua età, perché tu sei un giovane ancora per il ruolo che rappresenti, cosa vuol dire avere uno come Brignoli davanti? Cioè è stimolante, ti toglie invece qualcosa perché comunque sai che difficilmente troverai spazio in squadra? sicuramente avrò da imparare. Avrò da imparare da un portiere che ha fatto la Serie A e che in Serie B, come ho detto prima, è uno dei più forti, se non il più forte. Quindi per me sarà sicuramente un motivo di crescita. Torno a fare il secondo dopo tanti anni, ma come detto non è un problema. Ho accettato con entusiasmo, sono qua, il ruolo del portiere si sa, è un ruolo delicato, insomma con Alberto non c'è alcun tipo di problema, anzi. Ripeto, sono contentissimo di confrontarmi, di avere a che fare con un portiere del genere. Ritrovi anche, non so se ci avevi lavorato con Mauro Marchisio e più in generale ti chiedo che impatto hai avuto con la squadra, ma anche con la squadra dei portieri, visto che comunque voi siete una squadra nella squadra, quindi con il preparatore Ah, certo, mister Marchisio l'avevo già avuto nella stagione, sembra 11-12, insomma, quando ero qua, che facevo ancora aggregato, insomma, nella squadra. E quindi lo conosco molto bene, so benissimo come lavora, infatti non c'è stato alcun tipo di problema di integrarmi con il suo metodo. Impatto positivissimo con tutti, tutto lo staff tecnico, la dirigenza, insomma, sono soddisfatto appieno e insomma, non vedo l'ora che si rinizi, sono arrivato durante la settimana di sosta, ecco, non vedo l'ora che ricominci il campionato. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo che Empoli hai ritrovato, perché in questi 8 anni l'Empoli è cambiato tanto, si è strutturato in maniera molto più seria, più rigida, c'è un albergo, prima non c'era, insomma, che Empoli hai ritrovato? Ho ritrovato un Empoli migliorato e questo è un indice di grande maturità da parte di una società, insomma, comunque non accontentarsi e puntare sempre a migliorare anno dopo anno sarebbe una cosa bella. Io ho ritrovato un Monteboro ancora meglio di quanto lo ricordassi, gli stessi spogliatoi qui, insomma, le cose sono state fatte bene, ma non avevo dubbi. E per quanto riguarda
non so se prendessi anche, insomma, ho trovato la squadra, insomma, sono contentissimo, un gruppo eccezionale, affiatato, ci lavora benissimo. Anche la società che è più strutturata, insomma, rispetto società, a un po' anni fa. Ovviamente, come ho detto prima, li ringrazio per avermi dato l'opportunità, insomma, di ritornare a casa, di fare la Serie B, che, insomma, fino a questo momento questa opportunità non me l'ha stata data nessuno, e quindi li ringrazio ancora.